Sindaca per la sua relazione. Grazie Presidente, buon pomeriggio. Roma non abbandona Alitalia. È senza dubbio questo un momento molto critico per il Paese in assoluto, per l'Alitalia e per Roma, per Fiumicino, per la fascia costiera. Noi abbiamo una grande azienda, la ex compagnia di bandiera, che nel corso del tempo è stata condotta in maniera ondivaga, arrivando sino ad oggi. Alitalia ha dichiarato, la ex compagnia di bandiera, ha dichiarato lo stato di crisi ed è stata più o meno costretta ad accettare una sorta di piano di rilancio che prevede circa 2.000 esuberi tra il personale di terra, personale di volo, soprattutto tra gli occupati di maggiore anzianità, perché sono i più onerosi per l'azienda. Questo significa, i 2.000 esuberi più tutto l'indotto che comunque è presente nel tessuto sociale, nel tessuto produttivo di tutta l'area, non solo del litorale ma anche di Roma, questo significa la perdita del posto di lavoro per migliaia di persone. Molti di loro, peraltro, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori Alitalia, avevano costituito una famiglia e lavoravano entrambi per Alitalia. Quindi immaginiamo il dramma umano, il dramma sociale che questi esuberi e questa perdita di lavoro determinerà a carico di queste persone, a carico di questi territori. Alitalia è una risorsa del Paese per prima cosa. È una risorsa per Roma, è una risorsa per Fiumicino, è una risorsa per tante città della costa. È una risorsa che non va persa. E Alitalia va salvata non sulla pelle dei lavoratori. Questo deve essere chiaro. Questi salvataggi fatti sulla pelle dei lavoratori non sono salvataggi. Non possono essere salvataggi. Il governo deve aiutare queste persone, il governo deve iniziare a pensare al problema occupazionale in maniera seria. Non possiamo accettare salvataggi sulla pelle delle persone che poi non riescono a ricollocarsi, non trovano un lavoro e vanno a ingrossare le fila dei poveri. Dei poveri, ecco. Allora io dirò poche parole, ma un appello lancio a tutte le forze politiche presenti in quest'Aula. Io ritengo che la tutela dei diritti dei lavoratori debba superare ogni distinzione politica e io ritengo che sia fondamentale ascoltare questi lavoratori, far arrivare al governo le parole di questi lavoratori, superare anche le nostre divisioni per supportare queste persone, per supportare la nostra compagnia di bandiera che non va svenduta ulteriormente. Non va svenduta ulteriormente, signori. E quello che noi dobbiamo fare tutti insieme è aiutare queste persone a mantenere il loro posto di lavoro. Quindi è un invito che rivolgo oggi, in maniera accorata, veramente. E saluto i lavoratori di Alitalia presenti, saluto il sindaco di Fiumicino, saluto anche i lavoratori di ACI Informatica che sono qui presenti, un'altra situazione che rischia di finire come quella di Alitalia e come tante altre. Allora io veramente faccio un appello a tutte le forze politiche che si uniscano per riuscire a salvare queste persone, perché purtroppo politiche del passato scellerate hanno determinato le situazioni che noi vediamo oggi. Siamo in tempo. Roma sta con Alitalia, Fiumicino sta con Alitalia. Facciamo sentire la nostra presenza, facciamo sentire la nostra voce, superiamo le barriere politiche che ci dividono, perché questo non è un tema politico, questo da divisione politica, questo è un tema politico che sta a cuore a tutti.
Questo consiglio straordinario che abbiamo convocato ha proprio il ruolo di far accendere un riflettore su una situazione che già era scomparsa dai media, come se non fosse importante. Invece lo è. Invece lo è. Quindi ancora una volta vi prego di superare le barriere politiche e di unirci per aiutare queste persone. Grazie.